Tantino, non è assolutamente così. Io sto camminando con le persone che mi sono vicine e imparando moltissimo dalle persone che mi sono vicine, soprattutto dalle persone che ospitiamo e che ci ospitano, perché ospitalità è un verbo di reciprocità, non si può ospitare senza essere ospitati. E vorrei dire due piccole cose come premessa a questo incontro. È vero che l'ho proposto io questo incontro perché penso che sia importante in questo momento ripensare la comunicazione, che non è dire delle cose, che non è difendere delle posizioni, che non è combattere le posizioni contrarie. E io penso che dal punto di vista umano, antropologico, la comunicazione sia il cercare di superare le distanze e cercare di allargare lo spazio comune, lo spazio che ci unisce. Comuni se la radice di comunicazione. Quindi non è dire quello che ho in testa, ma è io la comunicazione, se dovessi trovare una definizione, la comunicazione è un passo, la comunicazione è un ponte. E io credo che su questo tema dei migranti, delle navi, a Como, in questa città, credo che sia bello ascoltare delle voci di chi vive queste esperienze, senza nessuna contrapposizione, senza voler appoggiare una fazione o un'altra fazione, al di là di tutte le fazioni, semplicemente con l'interesse per l'umano e per la giustizia. In uno spirito appunto di comunicazione, cioè di rompere questi schieramenti, queste polarizzazioni che avvelenano la comunicazione, cercando di fare dei passi costruttivi. Ascoltiamo da chi vive queste vicende travagliate, dolorose, ma anche così ricche di sfide per tutti noi, ascoltiamo dalle loro voci. Quindi questo è lo scopo di questa serata. Io che sono prima di tutto una madre, oltre che prima di essere una professoressa, io ho imparato dalla maternità che cosa significa ospitalità. Ci sono tanti modi di impararlo, naturalmente, ma io l'ho imparato da qui. E ho imparato che l'ospitalità non è una buona azione che facciamo, ma è la condizione stessa della nostra esistenza. Quindi non è un'ideologia, non è un buonismo, non è nulla di tutto ciò. Noi siamo qui perché siamo stati ospitati. Siamo nati perché siamo stati ospitati, accolti. E questo precede precede ed è condizione della nostra esistenza. Quindi l'ospitalità è condizione dell'esistenza umana, punto. Quindi tutte le sovrastrutture non c'entrano nulla. Questa è la verità esistenziale da cui tutti noi possiamo partire. Ed è una verità bella, una verità che genera gratitudine. Cioè, io sono felice di essere stata ospitata e così sono felice di ospitare a mia volta. Quindi l'ospitalità ha a che fare con la nascita e anche con la rinascita, perché qualcuno che arriva avendo lasciato tutto o muore o trova il modo di rinascere. E questo è per me il senso dell'accompagnamento. E poi l'ospitalità ha a che fare quindi con l'esilio, si ospita chi è fuori dalla sua terra, dai suoi legami, da chi ha lasciato tutto. Quindi l'ospitalità ha a che fare non solo con la nascita ma anche con la morte, perché tutti noi dovremo lasciare tutto quello che abbiamo amato, tutto quello che per noi era importante. Ed è una condizione che ci accomuna, solo che noi non vogliamo pensarci alla morte, però questa presenza di persone che sono proprio sulla soglia tra la vita e la morte ci ricorda, ributta un po' in faccia questa verità che forse dovremmo guardare con un po' più così, di lucidità, di onestà e di consapevolezza. Ecco, oltre a essere, come dire, una dimensione esistenziale, l'ospitalità è anche una dimensione antropologica. In tutte le culture, l'ospitalità è uno dei pilastri della convivenza. Ospitare lo straniero. Nella Bibbia è scritto moltissime volte, San Paolo dice di non lasciar passare nessuno perché potrebbero essere angeli quelli che accogliamo nella nostra casa.
è proprio un pilastro, l'ospitalità incondizionata. Il pellegrino, lo straniero, viene accolto, ma non in maniera condiscendente, viene accolto come un re. Lo dice San Benedetto nella regola monastica: accogliete i pellegrini come se fossero dei re, anche se non sapete né chi sono né da dove vengono. E questa dell'ospitalità incondizionata è una provocazione enorme in una cultura che invece, come la nostra, basata sullo scambio, dove noi dico io ti do questo, ma tu cosa mi dai in cambio? E io credo che sia un'occasione, ancora una volta, preziosissima per noi, questa provocazione non cercata che ci viene e che ci interroga su che cosa noi siamo capaci di essere. Persone che vivono semplicemente pensando a un tornaconto, o persone che sono capaci di qualcosa di incondizionato, di un gesto di libertà che non ha bisogno di essere ripagato. Io credo che molto si gioca appunto in questa tensione tra libertà incondizionata, di ospitalità incondizionata come valore culturale profondo e necessità di trovare comunque, essendo noi persone che vivono in società, che hanno delle regole, giustamente, trovare una misura per gestire questa tensione. Però io credo che sia una tensione positiva, che ci interroga, che ci stimola a fare di questa epoca così difficile un laboratorio di soluzioni umane, di soluzioni che rendano onore alla nostra umanità piuttosto che alla nostra disumanità. Quindi per queste due ragioni, per questa ragione esistenziale, ontologica, e per questa ragione culturale, antropologica, io credo che questo tema, e uso ospitalità più che accoglienza, perché ospitalità ha più questa idea della reciprocità, sia veramente un'occasione per tutti. E concludo questo primo piccolo giro dicendo che la parola ospite, in latino hostis, è la stessa parola di nemico. Hostis è sia il nemico che l'ospite, e questa ambivalenza è un'ambivalenza che non possiamo sciogliere. Non possiamo sapere se la persona che arriva è qui per mettere una bomba o è qui per dare un futuro ai suoi figli. Per questo ci vuole un gesto di, appunto, di fiducia, un gesto incondizionato, naturalmente poi con tutte le sanzioni che verranno se la persona, ma questo vale per tutti noi, voglio dire. Quindi questa tensione tra ospitalità incondizionata e necessità di trovare delle regole è, secondo me, un tempo fecondo non per avere paura, ma per cercare, appunto, per fare in questo momento un laboratorio di pratiche umane e di strade nuove e libere dai pregiudizi, libere dalle paure. Ecco, questo volevo dire. E scusate, hostis, nemico, ospite a queste due lettere, pa, ospite, che sono il prendersi cura, cioè prendendosi cura dello straniero lo si trasforma da nemico appunto a ospite. L'ospite è lo straniero di cui mi sono preso cura, che quindi non sarà un nemico. Io credo che in questa etimologia ci sia anche un programma anche politico, se volete, comunque civile.